ね。Lui m'a metti qui là dans ce que j'ai dit. Marco! Sei stonato, ma sei quello dell'anno scorso tu? Sì. No, che là col Breti. Ah, sei lì, lì. Matteo, abbiamo fatto tardi, non si è mosso nessuno, e anche perché gli tiravamo via la tessera, per cui... Quello! Grazie, grazie. Finito di fare il senatore Nunzio, lo mandiamo a X Factor a fare il giudice al posto di Elio o di Fedez, che sicuramente... mio figlio ascolta Fedez, ognuno ha le sue sfighe. Innanzitutto grazie. Innanzitutto grazie a voi, perché con tutto il rispetto per me stesso e per chi è su questo palco, la forza della Lega siete voi che siete dall'altra parte della barricata, quindi l'applauso primo viene a voi, viene a chi è in cucina, viene a chi è alla ruota, perché il 28 dicembre penso che avreste potuto dedicarlo alla famiglia. E io devo dire, oggi ho avuto la fortuna di passare qualche ora con mio figlio a Selvino, ogni tanto mi domando se il tempo che porto via, come tutti coloro che sono qua sul palco con me, il tempo che porto via ai miei figli è un tempo rubato a loro? Io non penso, io penso che sia un tempo ben investito per loro, perché in ballo c'è il futuro dei nostri figli, e quindi è tempo che noi togliamo in questo momento ai nostri figli, ma che regaleremo ai nostri figli come vita normale fra qualche anno, e quindi questo è. Sono contento perché anche dall'opposizione, essendo rognosi, essendo testardi, essendo leghiste, riusciamo a portare a casa dei risultati. È un piccolo risultato grazie alla testardaggine dei leghisti di Bergamo, e non solo, è che finalmente questo Natale un imprenditore bergamasco non lo passa in galera ma a casa con la sua famiglia, che è Antonio Monella, che è stato un anno in carcere perché ha ammazzato un rapinatore. Se il rapinatore fosse rimasto a casa sua oggi sarebbe vivo. Se entri a casa di qualcun altro metti in conto di avere un bel funerale, mi spiace per te, però è così. La legittima difesa è legittima sempre e comunque, perché io non sogno un futuro armato da pistoleri per i nostri figli, ma un futuro normale dove chiunque ha diritto di difendere la sua vita, i suoi beni, la vita dei suoi cari. Dovremmo recuperare questo, normalità e rispetto. L'Italia dovrebbe essere un paese pronto ad accogliere, generoso, però le regole sono regole e chi sbaglia paga. Io dalla cultura islamica ho poco da imparare, però la legge del taglione, dal mio punto di vista, se entri in casa mia ci entri in piedi, ma puoi mettere in conto che ci esci steso, perché nessuno ti invita. E questo con tutta la pazienza. E devo dire che la grazia di Antonio Monella è l'unico gesto per cui mi sono accorto che in Italia c'è un Presidente della Repubblica, perché per il resto non è pervenuto. E quindi io penso che durante il discorso di Capodanno, se in concomitanza col discorso di Mattarella ci sarà Masha e Orso, io guarderò Masha e Orso, che probabilmente mi darà un messaggio più importante, anche perché è un cartone animato russo e non è l'unica cosa che invidio ai russi, perché gli invidio anche Putin, che al posto di Renzi vorrei domani mattina a fare un po' di ordine in casa nostra, però quindi vabbè, speriamo non ci sia la concorrenza di Masha con Mattarella. 2016, noi siamo testardi e il primo gennaio 2016 entra in vigore un ulteriore passaggio infame di una delle leggi più infami votate dal Parlamento italiano negli ultimi anni,
e siccome noi abbiamo poche idee, ma quelle poche idee le vogliamo portare a casa, io vi prometto e mi impegno a metterci tutto l'impegno del mondo come Lega per cancellare quell'infamia che è la legge Fornero, per cui dal 1 gennaio 2016 le donne lavoreranno 22 mesi in più, 22 mesi in più. Le donne che sono dipendenti nel settore privato lavoreranno fino a 65 anni e 7 mesi, le donne che hanno un lavoro autonomo lavoreranno 66 anni e un mese. Ebbene, quei 22 mesi rubati alla vita di milioni di donne italiane dalla Fornero, io li trasformerei in 22 mesi di pane e acqua per quella stronza che ha rovinato milioni di famiglie in Italia. E io vi garantisco che fino a che non cancelleremo quella legge non avremo pace. E quando andremo al governo magari ne togliamo pure la cittadinanza italiana, in modo tale che per venire ad Albino dovrà chiedere il permesso di soggiorno e decideremo noi se sarà ben accetto o meno. Lo dico con tutto lo spirito natalizio possibile. La Fornero è una stronza, detto con tutto lo spirito natalizio possibile. Maledetta lei e chi quella legge l'ha votata. Detto sottovoce con calma, perché Berlusconi mi ha detto che devo essere più moderato, e quindi io lo dico sottovoce, lo dico col sorriso sulle labbra, lo dico col sorriso sulle labbra, pochi impegni ma quelli li portiamo a casa, e quindi fino a che non verrà cancellata la legge Fornero noi ci fermiamo, fino a che non verranno cancellati gli studi di settore che stanno rovinando milioni di italiani noi non ci fermiamo. E su questo ci potete scommettere. Fine anno è tempo di bilanci. Io mi ricordo che 2 anni fa, nel dicembre 2013, magari ogni tanto lo faccio anch'io, fatelo anche voi, io mi sono ricordato di come eravamo 2 anni fa. Dicembre 2013 c'era in questo palazzetto dello sport una Lega che usciva da un momento difficile con il 4% dei voti. Grazie al vostro impegno, dicembre 2014, quindi un anno dopo, i sondaggi dicevano che la Lega dal 4 era passata al 12% dei voti. È passato un altro anno, dicembre 2015, i sondaggi dicono che la Lega oggi sarebbe al 16% dei voti. L'anno prossimo noi dobbiamo superare il 20% dei voti e mandare a casa Matteo Renzi. Questo è un impegno che ciascuno di voi si deve portare a casa, ma non perché ci sta antipatico Matteo Renzi, ma no, quello è soggettivo, a uno può stare simpatico, a uno può stare antipatico, perché io penso che Matteo Renzi, al di là della simpatia o dell'antipatia, sia pagato per mandare a fondo l'Italia, sia pagato per svendere quello che rimane dei nostri gioielli. È questa la differenza. Andate a leggervi, per dirvi il rischio che stiamo correndo, quando tornate a casa stasera, prendete l'iPad, andate su Corriere.it per rendervi conto di come siamo messi. Corriere.it di oggi, di adesso, c'è un articolo sull'immigrazione che vi fa capire tante cose, che mi ha fatto capire tante cose. C'è una nuova fondazione che ci sta spiegando quanto è bella l'immigrazione. Si chiama Open Migration e ci vorrebbe spiegare che il nostro futuro è quello dell'immigrazione. Chi finanzia questa fondazione? George Soros, che è il Corriere della Sera. Nel titolo, questo per dirvi come sono messi i giornalisti italiani, definisce filantropo ungherese. Questo è uno dei peggiori speculatori che la storia del mondo ricordi. Questo è uno che nel 1992, chi ha qualche anno sulle spalle se lo ricorda, vendette miliardi di lire cambiandole in dollari. Voi vi ricordate cosa successe nell'estate del 92?
quando il presidente del Consiglio Amato entrò nei vostri conti correnti fottendovi il 6 per 1000 per salvare la lira, poi non riuscendo a salvare la lira fecero una manovra economica di 93.000 miliardi di lire per tenere la lira ancorata a quello che era l'euro di allora, si chiamava SME. La storia ritorna, la storia si ripete. Nel 92 questo speculatore maledetto vendette dalla sera alla mattina miliardi di lire e li comprò in dollari. La lira che avevate in tasca, che avevamo in tasca, io avevo 19 anni, perse un terzo del suo valore e quei venduti che c'erano al governo spesero 93.000 miliardi di lire per tenere ancorata la lira al sistema economico europeo, non riuscendoci. Oggi è lo stesso. Quanto ci sta costando rimanere nel sistema euro, che è un sistema senza nessun senso, ma senza andare dagli economisti? Vi chiedo, in questi 14 anni con l'euro in tasca, voi ci avete guadagnato o ci avete perso? Non serve Mario Monti. Una moneta dovrebbe essere al servizio dei suoi cittadini. E quando il Corriere della Sera ci spiega che questo filantropo ungherese, George Soros, ci viene a spiegare quanto è bella l'immigrazione, vuol dire che i prossimi mesi sono fondamentali, ma non per pagare un po' meno tasse, perché se Renzi riesce a fare quello che gli hanno imposto di fare, cittadinanza a milioni di immigrati, diritti estesi per tutti, anche quando ci manderanno a votare, saremo in minoranza. Sarete in minoranza, o facciamo in fretta o saremo ospiti in casa nostra. Stiamo subendo un'invasione programmata e finanziata, tesa a cancellare quella che è la nostra storia, e o ce ne accorgiamo in fretta e reagiamo in fretta o è tardi. E io mi domando sottovoce, nella terra di Papa Giovanni, chiesa pulita, onesta e per bene, se ci sei batti un colpo adesso, perché altrimenti sarai la prima a venire cancellata dalla faccia della terra. Altro che... Oggi leggevo del vescovo di Mazara del Vallo, amico dei migranti, che è indagato perché nella sua diocesi, amica dei migranti, è sparito 1 milione di euro. Ma pensa a te che sfortuna. 1 milione di euro preso dall'8 per 1000, preso dalle offerte dei fedeli per opere di bene, pare che siano finiti in auto di lusso, in prestiti per il gioco e cose del genere. Io chiedo a Papa Francesco: fai pulizia e che la Chiesa torni a essere Chiesa con la testa alta. Non esiste il Ramadan in parrocchia, te lo vai a fare a casa tua il Ramadan, non in parrocchia. I parroci che sparancano le porte a chi li vuole cancellare vanno ricoverati all'ospedale di Bergamo, perché l'accoglienza si dà e il rispetto si dà a chi porta rispetto. Io sono contento che ci siano le foto di Oriana Fallaci, che aveva visto giusto tanti anni fa. Noi ci possiamo integrare col mondo tranne che con coloro che ci ritengono essere inferiori. Se qualcuno ci ritiene infedeli ed essere inferiori, e soprattutto se questo qualcuno ritiene che la donna valga meno dell'uomo, io non ti do neanche mezza moschea, anzi ti faccio chiudere quello che è aperto fino ad oggi. Perché a casa mia la donna ha gli stessi diritti dell'uomo. E poi quel cretino che abbiamo a fare il Presidente del Consiglio, al telegiornale di ieri dice, cretino detto con affetto, al telegiornale di ieri dice che il suo obiettivo per il 2016 sono le unioni gay. Qualcuno spieghi a questo illuminato che in 9 paesi islamici, fra cui quell'Arabia Saudita in cui lui è andato in ginocchio pochi mesi fa, per gli omosessuali c'è la pena di morte.
c'è la pena di morte. Ma vi rendete conto che noi abbiamo un fenomeno che va in Arabia Saudita per fare affari con quelli che finanziano l'ISIS, poi torna a casa, va al TG1 a dire farò le unioni gay, che nella stessa Arabia Saudita vengono condannati a morte. C'è qualcosa che non funziona. Io sono perché ognuno a casa sua viva come vuole. Quando noi saremo al governo non sarà lo Stato a decidere tu devi essere eterosessuale, tu devi essere omosessuale, tu devi farlo 3 volte al giorno. Ognuno fa quello che vuole. Lo Stato non deve entrare né in cucina, né in salotto, né in camera da letto. Ognuno della sua vita privata fa quello che vuole senza che sia lo Stato a dover dire beh, ma, però, forse. E quindi su questo massimo rispetto per chiunque. E se qualcuno, ad esempio, sul lavoro viene discriminato perché è omosessuale, chi discrimina in base alle scelte sessuali è un cretino, e su questo non ho dubbio alcuno. Però se vogliamo che Albino sia ancora Albino fino a 50 anni, rispettando le scelte di tutti, dei paletti uno Stato li deve mettere, quindi per quanto mi riguarda il matrimonio prevede la presenza di un uomo e di una donna e il bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà, perché il resto è altro. Il resto è altro, quindi rispetto per tutti, parità di opportunità per tutti, però se vogliamo il mondo al contrario, poi qualcuno dice però è meglio che un bambino venga adottato da 2 uomini o da 2 donne. No, piuttosto un governo serio rende più veloci e meno costose le adozioni per le tantissime coppie di mamme e papà che aspettano da anni di adottare un bambino in Italia o nel mondo. Quindi, perché spesso quello che passano per libertà civili, per diritti civili, è egoismo. È egoismo. L'egoismo di un adulto non deve cadere sulla pelle di un bambino, che deve avere le stesse opportunità di tutti i suoi coetanei. Quindi non confondiamo l'egoismo con la libertà di scelta, altrimenti è l'anarchia. Però ripeto, qua abbiamo di fronte un problema più grande. Non sono io a tracciare la strada, a tracciare il programma, lo dico a chi mi ha preceduto. Troppo comodo. Io sono esattamente un uomo come tutti voi che siete qua, con gli stessi difetti, gli stessi limiti, tanti, tanti. Vi assicuro che ho tanti limiti e tanti difetti. Ho fatto tanti errori e rifarò tanti altri errori. E quindi non pensiamo all'uomo della provvidenza. Salvini da solo non salva nessuno. Troppo comodo. Toglietevelo dalla testa. Io posso fare quel qualcosina che serve se dietro ci siete voi. Perché il fenomeno è a Firenze. Lasciamolo là. Non ci sono fenomeni qua. Ci sono persone normali. Io sono disposto a sacrificare le mie ore, il mio tempo e le mie energie e tutto quanto perché sono ben investite. In questi 2 anni di strada ne abbiamo fatta tanta. Devo dire che però se io sono qua e se voi siete qua è perché qualcuno che sarà qua domani sera ha cominciato tutto e quel qualcuno è Umberto Bossi e non ha un altro nome, un altro cognome, che non finirò mai di ringraziare per come ci ha aperto gli occhi. E poi sono soddisfazioni, perché io oggi sono riuscito a passare mezza giornata con mio figlio a Selvino, in giro, da solo, tranquillo, senza scorta. Mi piacerebbe vedere Matteo Renzi in giro a Selvino senza scorta. Facciamo a cambio, ma lo dico con rispetto, perché non puoi promettere tutto e non combinare niente. E ripeto, il dramma che abbiamo di fronte è che stiamo finanziando con le nostre tasse un'invasione tesa a cancellarci dalla faccia della terra. E qua non c'è distinzione tra lombardi, umbri, liguri. Qua vogliono occupare l'Italia da nord a sud. Sarin! Ma vi pare normale che nel 15-18 fosse un orgoglio
ricordare che dal Piave non passasse lo straniero, e adesso lo straniero lo andiamo a prendere con le navi della Marina Militare a casa sua e lo mettiamo in albergo a Lizzola? Ma vi pare normale? Non è normale. Ripeto, accogliere chi scappa dalla guerra è un dovere. Accogliere donne e bambini in fuga dalla guerra è un dovere. Ma perché quelli che sbarcano e vanno in albergo sono tutti ventenni e trentenni, adulti, robusti e vaccinati, che lasciano i figli e le mogli a casa loro? Forse non è che non scappano dalla guerra, ma vengono a occupare un territorio per conto di qualcun altro. Non vi viene il dubbio che non sia gente che scappa dalla guerra? Ripeto, l'immigrazione limitata, regolata e controllata è un fattore positivo. L'Australia, che è uno dei paesi più civili e evoluti al mondo, è terra nata dall'immigrazione, è terra nata dalla galera, perché è nata come colonia penale. E quindi guardate una galera come è diventata. Ma se oggi uno di voi vuole andare in Australia, se io voglio andare in Australia, Matteo Salvini, europarlamentare e segretario del partito, mi chiedono il certificato medico, mi chiedono che lavoro voglio andare a fare e poi decidono se mi prendono o non mi prendono. E se mi dicono che me ne sto a casa, me ne sto a casa. Ma non perché sono cattivi gli australiani, perché hanno deciso che chi va là o porta un valore aggiunto, o rispetta le loro regole, oppure se ne sta a casa. Io sono stato in Marocco, e io lo ripeto allo sfinimento, distinguere una persona in base al colore della pelle è da cretini. Io non mi sento migliore di un nero, di un giallo, di un verde, di un rosso. Io mi sento sul loro stesso livello. Però in Marocco chi sbaglia paga. E me lo diceva il ministro dell'immigrazione marocchino. Ma voi non siete normali. Perché qua se uno dei nostri sbaglia la paga fino in fondo. Perché quando vengono in Italia fanno casino? Perché tanto sanno che non la pagano. Sanno che possono fare quello che vogliono. E questa è una riforma che costa zero. E sarà la prima cosa che facciamo quando torniamo al governo. Polizia e carabinieri devono poter fare il loro lavoro tranquillamente, con le buone o con le meno buone, far rispettare la legge. E se uno sbaglia sta in galera un giorno in più, non un giorno in meno, altro che indulti, sconti di pena, vuota carceri e quelle menate lì. Costa zero. Quindi è la rivoluzione. Io vi chiedo di esserci nel 2016, al di là della Lega. Dobbiamo guardare oltre, ognuno nella sua comunità, ognuno nella sua città, poi ognuno si tenga la sua bandiera di partito. Però qua c'è a rischio l'esistenza di popoli. Qua non c'è io sono della Lega, io sono del PD, io sono di Forza Italia, io sono dei 5 Stelle. Qua primum vivere. C'è qualcuno che ci ha dichiarato guerra, ma lo dicono, non con i carri armati, con le pance. Con le pance, coi figli, quanti di coloro che sono qua in sala, alzino la mano, quanti fra coloro che sono qua in sala hanno più di due bimbi? Arriviamo a 20? Un applauso a questi 20 eroi? Un applauso? Quanti ne vorrebbero fare di più, ma non se lo possono permettere? Tutti, tutti. Lei ce l'hai l'uomo? Sì. Questo è fondamentale da trovare però, però dovete essere in due. Bene. Ma perché se noi siamo più generosi con chi sbarca domani mattina rispetto a con chi è nato ad Albino 30 anni fa e non si può permettere di dare un fratellino o una sorellina al suo figlio unico? È finita. Occorrono cose particolarmente intelligenti, no? Perché il governo non copia la Francia? Ed è un impegno che la Lega porterà a casa, se non ci riusciremo dall'opposizione sarà una delle prime cose che faremo al governo. E quando dico faremo, nell'era di internet, lo dico consapevole che quando tornerò, quando saremo al governo ad Albino, non potrò dire che non l'abbiamo fatto, perché voi lo state registrando e altrimenti mi darete del buffone. In Francia hanno l'asilo nido gratis per tutti i bimbi fino a 2 anni e mamme e papà scommettono sul futuro.
li mettono al mondo dei figli, perché quello che non perdono a Renzi, che fa il fenomeno, fa il giovane, Renzi fa il giovane, fa i selfie il cretino. Ah, io faccio, ma ve lo ricordate che è andato nella scuola elementare e ci sono state delle maestre che io licenzierei in tronco, che hanno fatto fare le canzoncine ai bambini per Matteo Renzi? Ecco, se io mai andrò in una scuola elementare e troverò una maestra che fa fare la canzoncina ai bambini, chiedo che la maestra cambi mestiere, perché mi ricorda tempi passati. Lasciamo che i bambini cantino Tu scendi dalle stelle. Però quello che io rimproverò a Renzi è che sta rovinando la generazione che oggi ha 20 anni, sta rovinando i 20enni di oggi, i ragazzi di 16 anni, di 18 anni, di 24 anni, che per trovare lavoro scappano, vanno all'estero. Ma vi pare normale che siano andati in Inghilterra dall'Italia 3.000 infermiere e infermieri, perché là hanno un contratto a tempo indeterminato, hanno un lavoro normale, e qua se vengono assunte da una cooperativa a 6 euro all'ora è già tanto? Sta rovinando un'intera generazione, perché se noi costringiamo a scappare all'estero ragazze e ragazze che oggi hanno fra i 15 e i 30 anni, perdiamo il meglio. E poi il fenomeno dice: ma non ti preoccupare, tanto i nostri ragazzi vanno all'estero, ma qua me ne sbarcano 2.000 al giorno. Bigul, ho capito. Io vorrei che i nostri ragazzi stessero qua a costruire il loro futuro qua. Se io, poi uno vuole andare a Londra perché gli piace Londra, a Berlino, in Australia, a New York, libero di farlo. Però quanti ragazzi che state conoscendo che adesso hanno 20 anni, per avere un futuro vanno via? E se noi perdiamo il meglio, perché la legge Fornero non sta rovinando solo... Oggi leggevo che le donne più penalizzate sono le donne nate nel 53, ma solo in Italia. Se nasci nell'anno sbagliato e hai il ministro sbagliato, sei rovinato. Ma se tu tieni una donna sul posto di lavoro fino a 66 anni, quel posto di lavoro lo togli a una ragazza che oggi di anni ne ha 20, e quindi fai star male una nonna di 60 anni e costringi a scappare una ragazza di 20 anni. È preordinato. Io non credo ai complotti, non sono come i 5 Stelle che pensano che ci siano le scie chimiche, che ci siano gli UFO, che ci hanno messo i microchip nel cervello o menate del genere. Però io credo che l'invasione dell'Italia e dell'Europa sia organizzata, programmata e finanziata, e o la fermiamo per tempo o saremo ospiti a casa nostra e dovremo chiedere il permesso di rimanere a casa nostra. Queste sono le battaglie della Lega, battaglie di normalità, e vado a chiudere, anche perché immagino che qualcuno di voi domani mattina, non essendo sbarcato a Lampedusa settimana scorsa, abbia il brutto vizio di andare a lavorare. Chi va a lavorare domani mattina? Ma quanti pirla, ma che roba, ma chi ve la fa fare da andare a lavorare? Poi non venite a Milano, perché c'è quel genio del sindaco che combatte l'inquinamento bloccando le auto, le moto, i motorini e le auto a GPL e metano. Ma sei tarato? Cioè, combatti l'inquinamento bloccando le auto a GPL, a metano e motorini. Ma vai a controllare le 3.000 caldaie che funzionano ancora a gasolio e a cherosene, invece di rompere le palle all'artigiano che domani vorrebbe venire a lavorare. Sono cose normali. Ho portato il panettone a un amico settimana scorsa che lavora in Bulgaria. Mi fa: io ho chiuso in Italia e ho aperto in Bulgaria. Perché? Perché secondo voi? Perché gli piaceva chiudere in Italia e aprire in Bulgaria? Perché voi sapete quante tasse si pagano in Bulgaria? Il 10%. In Bulgaria c'è una tassa unica per tutti del 10%. E in Bulgaria l'imprenditore il rimborso IVA dallo Stato ce l'ha in 90 giorni. Dopo il 90 giorni, e stiamo parlando della Bulgaria, non della Svizzera o degli Stati Uniti. Dopo 90 giorni lo Stato in Bulgaria ti bussa alla porta e ti ridà indietro quello che ti deve dare indietro.
in Russia. Voi sapete un imprenditore, un libero professionista a forfè quanto può pagare di tasse all'anno se fattura meno di 4 milioni di euro? E penso che la stragrande maggioranza di persone che sono qua stasera, a meno che non siano il papà della Boschi, fatturano meno di 4 milioni di euro. In Russia paghi il 7%, in Bulgaria il 10%, in Russia il 7%. In Scozia un'impresa di giovani che fattura meno di 50.000 sterline all'anno, per i primi 3 anni sapete quanto paga di tasse? Zero. Zero. Quanto costa qua aprire un'impresa? Chi scommette sull'aprire il negozio? Aprire una partita IVA? E qua ci stanno derubando della speranza tutti i dipendenti pubblici, tutti i sindacalizzati, stramaledetti CGL, CISL, UIL che sono complici dello Stato in cui versa questo paese, che invece di difendere i lavoratori facevano accordi sotto banco con le imprese per distribuirsi straordinari e promozioni. E questo quindi, e chiudo, capite che abbiamo avversari tanti, ce la faremo? Dipende da voi. Io chiedo alla Lega, lo chiedo a chi è dietro di me e a chi è davanti a me, di essere compatti. Non è ammissibile pensare di litigare. Avete capito che battaglie abbiamo da combattere di fronte a noi? L'energia di qualunque militante, e il segretario federale è un militante fra i militanti, deve essere spesa per guardare avanti e attaccare avanti, non per preoccuparsi delle chiacchiere che ci sono dietro. Quindi chi ha tempo da perdere o da far perdere, il mondo è grande. È questo, avremo tanto da fare. E io chiudo con la parola con cui ho aperto, che ogni tanto vale più di 1.000 voti o di 1.000 sondaggi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie e ancora grazie. Perché la forza me la date e ce la date voi. E io vi garantisco che se noi siamo compatti e umili, andiamo a vincere. Voi avete paura di Renzi, di Alfano, della Boldrini? Dai, basta guardarli. Non è un problema. Dobbiamo solo aver paura di noi stessi. E vi chiedo questo, come il fioretto per l'anno nuovo. L'unico nostro avversario è la sfiducia. E voi ne avete tanti tra coloro che lavorano con voi. O coloro che hanno fatto il cenone. Quanti al pranzo di Natale fra i vostri parenti, e magari buttate lì due cose di politica, vi dicono sì vabbè la Lega c'ha anche ragione, ma tanto è inutile, tanto non cambia niente. Signora, chi era che diceva così? La zia, la cugina, chi era? La zia? Non invitatela più la zia. Cazzo, vieni a pranzo e rompi pure le mani. Però sono sicuro che ognuno ce li ho anch'io in casa mia, che hanno perso fiducia, ma li capisco anche, fra furti, ruberie, però chi si arrende ha perso. Si può cambiare la legge Fornero, si può fermare l'immigrazione, si può pagare meno tasse, si può riportare la scuola a una palestra di normalità, si può aumentare le pensioni di invalidità per gli invalidi veri, si può, perché è una vergogna dare 400 euro a un invalido al 100% e dare 1.000 euro a chi sbarca domani mattina. Si può, però la capacità di convincimento dipende da voi. Io vado in televisione quando posso, in radio quando posso e faccio quello che posso, però dipende da voi, ve lo chiedo come missione. Convincere che si può, cambiare si può, migliorare si può. Non facciamolo per noi, facciamolo per i nostri figli. Lasciamogli una società normale, pulita, onesta, generosa, normale. Ecco, il mio massimo orgoglio, e l'ho visto anche oggi a Selvino, è vedere tantissimi ragazzi di 12, 13, 14, 16 anni che ci credono,
E se un ragazzo di 16 anni si interessa alla politica, vuol dire che stai dando messaggi positivi che guardano al futuro. Poi, per carità, per me un giovane è giovane fino a 95 anni, perché ci sono dei settantenni che sono più svegli di alcuni ventenni telerimbambiti, e questo è fuori discussione. Però vedere ragazzi di 15 anni che dicono sì, ci sono, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Dipende da voi. L'anno prossimo, se il buon Dio permetterà, saremo ancora qua, e io vi dico che non vedo l'ora di trasformare in fatti quelle che per il momento sono solo proposte. Questo ditelo alle vostre zie scettiche del pranzo di Natale. Vabbè, Salvini e la Lega dicono le robe, ma tanto sono all'opposizione, poi quando andranno al governo non le faranno mai. Io ho una faccia, ho tanti difetti, però quello che dico vorrei fare. Dateci la possibilità di andare al governo, provateci per 6 mesi e io vi garantisco che in 6 mesi noi le nostre città le ripuliamo dalla cima al fondo. In 6 mesi noi le nostre città le ripuliamo dall'inizio alla fine. Proviamoci, proviamoci, proviamoci. Questo è, quindi io ringrazio Nunzio, ringrazio Daniele, ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questa splendida festa. Domani mi auguro che sia altrettanta gente per tributare il giusto ringraziamento a Umberto Bossi, che ha dedicato una vita a questa missione. Io domani, lo dico sottovoce, non ci sono e perdonatemi, ma rubo qualche giorno di tempo alla Lega per portare in vacanza in montagna mia figlia per qualche giorno, e vedo di farle ricordare che è un papà. Detto questo, grazie, e io lo ripeto: 4% il primo anno, 12% il secondo anno, 16% quest'anno. Se facciamo le cose fatte bene, rimaniamo umili, onesti e coraggiosi, andiamo a vincere e questo paese lo cambiamo da fino a fondo. Grazie, viva la Lega, viva la Valle Seriana, viva la provincia di Bergamo. Buon anno a tutti, di cuore, auguri a tutti, ricaricate le batterie, perché l'anno prossimo dobbiamo vincere, o si vince o si muore. Grazie a tutti, viva la Lega!